Incontro qui a Giffoni Valle Piana del GAL Colline Salernitane con i vertici della regione Campania per le nuove iniziative che saranno espresse sul territorio. Abbiamo l'onore di avere qui nella sede del GAL Colline Salernitane l'assessore Caputo, assessore all'agricoltura, ha deciso di iniziare da qui, dal GAL Colline Salernitane, un incontro con tutti i GAL della regione Campania. Siamo onorati di poterli ospitare qui a Giffoni, ma per la verità siamo noi ospiti dell'assessore e ha voluto fortemente chiamare tutti i GAL per potersi confrontare. Mi auguro e spero che si possa tener conto dell'attività che hanno svolto i GAL in questi anni, portando avanti una programmazione importante con una filiera corta tra l'ente GAL e il territorio, con i comuni di appartenenza e soprattutto i risultati che i GAL hanno dato nel presentare le tante misure e soprattutto nel poter emettere tanti decreti a progetti che sono stati all'attenzione delle commissioni. È una grande soddisfazione, mi auguro e spero che possa essere questo un momento di valutare gli enti come nella fattispecie i GAL, che sono enti virtuosi. Sono a disposizione per poter confrontarmi con l'assessore e sicuramente riusciremo a creare quelle condizioni per una collaborazione. Questo GAL era stato escluso. Oggi è un appuntamento importante, anche se nella continuità di una consuetudine di rapporti e di confronti tra l'assessore Caputo, l'assessorato e i 15 GAL della Campania. Però è significativo che da oggi si imprime una svolta anche metodologica. È l'assessore che incontra i GAL sui territori e ovviamente si inizia dal GAL delle Colline Salernitane, che ho l'onore di dirigere unitamente ovviamente al lavoro del presidente Antonio Giuliano e del vicepresidente del CDA Rosario Raggo. Quindi un riconoscimento di un buon lavoro evidentemente fatto, di una capacità di governare in senso positivo rispettando tutte, insomma, le scadenze, le risorse assegnate ai territori, e nello stesso tempo cogliere questa occasione per imprimere, diciamo, una visione che vede ancora di più i GAL protagonisti sui territori a favore dello sviluppo locale. Ecco, possiamo comunicare qualche novità, insomma qualche iniziativa ulteriore? Beh, intanto noi siamo in una fase preparatoria, cioè la fase in cui definiamo già la strategia della nuova programmazione 23-27 e contestualmente stiamo portando avanti l'attuazione, la spesa delle risorse della fase cosiddetta transitoria, ed è ormai chiusa e alle nostre spalle la programmazione 2014-2020. Per quanto ci riguarda abbiamo raggiunto tutte le performance di obiettivo, di efficacia e di risultato, quindi insomma performance significative sotto tutti i punti di vista. Ovviamente non abbiamo nessun contenzioso, il che significa che si è anche gestito bene una complessa, diciamo, procedura e significative risorse. Il futuro vede i GAL ancora più protagonisti, non solo su quello che è ovviamente il programma leader, ma con la possibilità di attivare ulteriori risorse con compiti e funzioni aggiuntivi, anche attingendo agli altri fondi della programmazione, dei fondi strutturali, diciamo, dell'Unione Europea per il ciclo 23-27. Quindi insomma è pare negli orientamenti, prima lo dichiarava anche l'onorevole Caputo, che ci siano le condizioni affinché la stessa Regione Campania vuole investire, scommettere ancora di più sul sistema dei GAL Campania. Un incontro promosso dall'assessorato all'agricoltura per rappresentare, fare un po' un bilancio del lavoro fatto, si parlerà di quello che è previsto e che scaturisce dalla conferenza Stato-Regioni in termini di nuovi adempimenti, nuove opportunità, ma anche nuove strategie. In realtà sono stati previsti nuovi parametri e nuovi perimetri per i GAL, e di questo si parlerà. Si parlerà anche degli adempimenti che cedono a carico di ciascun GAL, si farà un lavoro di bilancio per vedere come si è lavorato, se si è speso tutto quello che era affidato nei termini e in maniera
efficace e si vede di ottimizzare il lavoro per il futuro. Queste sono le cose che sono quei bilanci durante il percorso che servono a mettere a punto e ad allinearsi a quelle che sono le nuove direttive. Vedremo quali sono queste linee e vedremo di fare una discussione proficua che servirà insieme a quelle che verranno successivamente per migliorare tutte le politiche dello sviluppo locale partecipativo. Ecco, lei prima parlava del futuro, ci saranno ulteriori iniziative sul territorio? Sicuramente, questa è una delle prime, comincio dal GAL Colline Salernitane che sicuramente ha fatto un buon lavoro e qui che c'è un coordinamento di parecchi GAL in questa tornata, si parlerà di queste cose. Noi dobbiamo auspicare che sia rafforzato il ruolo dei GAL per quanto riguarda le azioni leader e le azioni di sviluppo locale partecipativo, sia estendendo i compiti e estendendo anche le risorse loro affidate, perché fanno un lavoro che arriva proprio alle radici del nostro territorio e valorizza al meglio il territorio. Credo che l'esperienza sia un'esperienza da rafforzare. D'altra parte sono strutture che sono riconosciute come centri proprio di azione che riguarda i fondi europei. Un appuntamento importante, sicuramente uno dei tanti di monitoraggio sull'andamento del 14-22, ma soprattutto un incontro anche prospettico per definire quelle che saranno le direttrici su cui costruire l'attività dei futuri GAL, quelli del periodo 23-27. Ecco, ci sono novità che possiamo annunciare? I regolamenti di riferimento sicuramente danno indicatori diversi da quelli precedenti, basta citarne uno, la densità demografica. Prima i parametri di minimo e di massimo erano 30.000 a 150.000, oggi passano da 50.000 a 200.000 e fondamentalmente il nuovo regolamento evidenzia soprattutto la necessità di una continuità e di una omogeneità territoriale. Proprio per questo motivo abbiamo inserito come riferimento nella scheda GAL quello dei sistemi territoriali di sviluppo della legge regionale, unici rispetto a cui è stata fatta una analisi di omogeneità anche delle risorse reali e potenziali dei diversi territori. Un incontro fondamentale a cui attribuiamo grande importanza. I GAL devono diventare centrali anche nella nuova programmazione e abbiamo avviato questo ciclo di incontri partendo tra uno dei GAL più virtuosi della nostra regione, proprio per acquisire anche gli input adeguati per come dire, customizzare anche un'offerta decisionale adeguata alle esigenze del territorio. Sono cambiati un po' i parametri di riferimento sulla base dei quali lavoreremo insieme ai GAL, che voglio ricordare a tutti sono gruppi di azioni locali che nascono dal basso verso l'alto, quindi un'azione bottom-up che va assolutamente assecondata. Noi cercheremo di ovviamente coprire tutto il territorio della Campania. Io ho dato una sola indicazione, che tutti i comuni delle zone C e D dobbiamo fare in modo che rientrino nei GAL che andremo a costituire. Molte